Straniero, no? Dicono tutti che bisogna stupire, colpire, meravigliare. Sì, poi quando cercano attrici le vogliono sempre mediterranee. Ne voglio una mediterranea, mi raccomando. Sì, che non vuol dire soltanto scure, e io sono chiara, ma anche ne voglio una formosa. Ed ecco che a Stoccolma nasce Greta Hepburn, nata in Svezia, sì, ma trapiantata in Italia dopo pochi mesi. Incredibile, no? No? Oh, santo Dio, ma... Pronto? Certo. Sì, te l'ho già detto, la cast list sta su una scrivania. Sono 15 le ragazze che abbiamo selezionato, già te l'ho detto. Sì, sì, il regista vuole una ragazza siciliana con gli occhi azzurri, la pelle chiara, hai capito? Sì, sì, lo so che io vuole tirar fuori le radici normanne della Trinacria, ma secondo me è una cazzata, vabbè. No, sì, l'ho vista anch'io quella Greta Hepburn, guarda, secondo me può andare bene. Sì, 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 magari un paio di lenti a contatto colorate, che poi, essendo bilingue, magari lei è anche portata per i dialetti, io... Oh, pronto? Che cosa ti faccio che ti vedi la tua vita con una persona e poi all'improvviso ritrovarti solo con un cane, poi con tutte le sue cose in giro per casa, l'affitto da pagare, le bollette, oh mio Dio, la distanza è felice. Ma no, certo, no, io intendevo, ecco, magari sarebbe stato peggio se fossi stati amiche di infanzia, perché era un pezzo di vita che si staccava. A me già così mi sei fatta la crema al cuore, ma è stata una storia più lunga. Una storia! Chi ha detto storia? Oltre al fatto, cara Giorgia, che non è carino attaccarmi il telefono in faccia e poi spegnere il cellulare, io ho deciso di lasciarti questo messaggio in segreteria. Tu mi devi una spiegazione. Tu mi devi spiegare per quale ragione ci siamo lasciati. Sì, certo, come se servisse a qualcosa. Quando ho informato mia madre che adottavo un nome d'arte, mi ha detto: tu figlia non capisci niente, non devi cambiare nome, ma il naso, prenoto per la plastica, prenoto? Ma anche no. Basta! Seguimi! I giornali sono pieni di persone che fanno fortuna per caso. La ragazza partecipa al concorso perché è stata la mamma a mandare le foto, o il giovanotto che in pochi mesi diventa amministratore delegato di un'importante multinazionale, o l'attrice trovata per caso in strada da regista. E io non sarò da meno, perché io valgo. Io ho capito. Ho capito che un pelo di fica tira più di un carro di buoi. Ma scusate, ma chi se ne frega? Ma pure i brutti lavorano a teatro, no? E le brutte? Beh, brutte un po' meno. Vabbè, però ci sarà pure, no? Un posticino per quelli che piacciono almeno un po', no? E poi, scusate, non è il fascino del palcoscenico, come quello della divisa, a rendere una persona, se non bella, almeno affascinante? Ditemi di sì. Sono solo fatti miei. Solo fatti miei.